Hello, ci sono. Allora, dunque, stasera, per la rubrica perle di femminismo, che io trovo spesso, ho trovato questa frase che gira in rete in realtà da un po' di tempo. E che secondo me andava ricordata. Allora, la frase dice: questa è una frase che hanno messo parecchie mie conoscenti sui social. Dice: incoraggiate le vostre figlie a studiare, viaggiare e fare bene ciò che amano, non a trovare un marito. Allora, diciamo che questa frase, così, vedendola superficialmente, potrebbe anche essere giudicata positiva, perché incoraggia queste figlie, queste bambine, evidentemente, a studiare. Quindi, incoraggiare a studiare non è sicuramente una cosa negativa. È una cosa positiva. Quello che secondo me è negativo è il contesto in cui è messa questa cosa qui. Quindi incoraggiatela a studiare, a viaggiare, non a trovare marito. Quindi che cosa vuol dire? Che se tu incoraggi una persona, una bambina, una ragazza, insomma una donna in questo caso, a istruirsi, se la incoraggi ad istruirsi, la stai automaticamente incoraggiando a non avere una vita affettiva. Quindi tu stai mettendo in contrapposizione la vita affettiva di una persona contro quella, come dire, lavorativa, contro l'istruzione, contro la sua formazione, eccetera. Allora, questa è una cosa che adesso, diciamo, è una mentalità che sta andando parecchio adesso e fa passare, secondo me, un messaggio molto sbagliato. Fa passare il messaggio per cui se tu sei istruita, se tu sei una ragazza che viene incoraggiata a studiare, devi automaticamente non avere una vita privata, diciamo così. Quindi nel caso questa ipotetica figlia, questa ipotetica ragazza dovesse manifestare un bisogno del tipo un bisogno affettivo, diciamo così, quindi se questa ragazza dovesse manifestare una esigenza emotiva, affettiva ad avere il fidanzato, ad avere il marito, ad avere comunque ad investire in una vita privata, automaticamente va da sé, secondo loro, che questa ragazza sia un ignorante, sia una persona non istruita e quindi una semianalfabeta, diciamo. Allora, dunque, ancora una volta io non sono assolutamente d'accordo con questa cosa, perché chiaramente le due cose non sono viaggiano su due binari paralleli, che comunque non hanno niente a che fare uno con l'altro, secondo me, perché tu tanto puoi essere un analfabeta, single, tanto puoi essere un'analfabeta sposata con 7 figli, tanto puoi avere 3 lauree ed essere zitella, tanto puoi avere 3 lauree e avere famiglia. Quindi queste cose, come al solito, no, sono in contrapposizione. Quindi questa cosa qui secondo me è molto negativa, molto diseducativa, io credo. Però è un messaggio che sta passando spesso, che il mainstream sta facendo passare molto spesso. Ricordiamoci per esempio il signor Micron, che ha detto ultimamente, non mi ricordo in occasione di che cosa, che praticamente una donna, lui dà per scontato che una donna istruita non possa avere una famiglia numerosa. È stato ampiamente smentito da tante donne, ultima
il giudice della Corte Suprema Americana, la giudice Barrett, che praticamente, oltre ad essere un magistrato, una professoressa universitaria, è una madre di 7 figli. Quindi praticamente non mi venisse a dire che quello è un ignorante, perché ovviamente, insomma, non è una cosa ovviamente vera. Quindi questo messaggio sta passando, è diventato, come dire, è diventato normale, la norma. Io vedo molte madri che educano le figlie in questo modo qui, che secondo me è sbagliato. Perché tu fai sentire praticamente cosa fai, diciamo, cosa stai dicendo a queste figlie eventuali, stai dicendo, cioè queste future donne, stai dicendo che nel momento in cui loro avessero, manifestassero delle esigenze di tipo affettivo, sarebbero delle sfigate, sarebbero delle ignoranti, sarebbero etichettate come delle perdenti, delle semianalfabete, delle ignoranti e cose del genere. Quindi questa è la strada diritta, secondo me, per l'infelicità, per la insoddisfazione ancora una volta. Quindi anche un domani ci troveremo tutti questi stuoli di donne con gli antidepressivi nell'armadietto che per, diciamo, non deludere le aspettative di questa cultura dominante, hanno rinunciato a una vita affettiva, ad una vita un fidanzato, una vita matrimoniale, tutto quello che ne consegue. Quindi l'osservazione da fare è che, se ci facciamo caso adesso, tutta questa libertà che vanno millantando queste qui, questa libertà in realtà non esiste. Perché se oggi una ragazza deve fare le lotte, contrariamente a quello che avveniva qualche tempo fa, deve fare le lotte, deve essere considerata come dire, una ribelle, se per caso osa dire che lei da grande, ci sono molte ragazze, molte donne che vogliono intraprendere la carriera, tra virgolette, di mogli e di madri. Quindi se una ragazza oggi si osa dire che lei in futuro vuole fare questo, quindi che magari a 20 anni, a 22 anni si vuole sposare, vuole avere 5 figli, 10 figli, quello che vuole, ovviamente verrebbe attaccata da tutto questo esercito di finte pro-choice, perché qua non c'è niente più di choice alla fine, qua c'è un'unica strada possibile. Perché queste sedicenti pro-choice le andrebbero subito a dire che lei è una perdente, una sfigata, che sta facendo delle cose non giuste. E quindi chiaramente molte donne che, diciamo, io conosco personalmente, hanno dovuto intraprendere, come dire, una battaglia praticamente con i familiari, con gli amici, con le amiche, perché magari hanno scelto questa strada. Cosa vanno a dire queste sedicenti pro-choice? Subito ti vanno a dire: sì, ma se tu poi, che ne sai, se quello poi ti muore il marito, se poi succede la catastrofe, se viene l'alieno e ti rapisce, tutto, tu come fai? Però se ci fate caso, al contrario non viene mai detto. Cioè, se io dico io voglio fare l'astronauta e voglio dedicarmi solo a fare l'astronauta tutta la mia vita, a me nessuno mai però mi viene a dire: aspetta, però un domani che magari hai 50-60 anni e ti rompi la gamba e stai a letto per 40 giorni, se non hai nessuno vicino, perché i genitori non ce l'hai più, i fratelli non ce l'hai, perché siamo tutti figli unici qua, purtroppo, io anche sono figlia unica, e non è una cosa positiva secondo me. Quindi i genitori non ce l'hai più, i fratelli non ce l'hai, i figli non l'hai fatti, il marito non ce l'hai, non hai niente, nessuno. Se ti capita una cosa, come fai? Là non te lo dicono mai, però. La tragedia, secondo loro, ti può capitare solo ed unicamente se hai famiglia, perché quello ti lascia, perché il marito ti accoltella, perché il figlio è drogato, perché la casa ti crolla addosso. Quindi, praticamente,
tutta questa libertà che vanno millantando, come al solito, non c'è. Io mi ricordo qualche tempo fa, pochi mesi fa, credo, una donna, una giovane donna, non mi ricordo se era italiana o americana questa qui. Comunque questa qui aveva qualcosa come 11 figli, qualcosa del genere. Questa è una donna dolcissima, carina, molto, che non sta chiedendo niente a nessuno, tra parentesi. Ha messo la foto del suo, mi pare, decimo figlio, undicesimo figlio, qualcosa del genere. Quindi tutta questa famiglia grande che aveva. Si è scatenato l'inferno. Si è scatenato l'inferno delle donne, ovviamente, perché tutte queste pro-choice, tutte queste pro-choice si sono scatenate e l'hanno subito accusata di essere un coniglio, di fare figli, come il coniglio. Hanno cominciato a scrivere cose abbastanza ripugnanti, che non voglio neanche ripetere, perché questa qui aveva osato avere questi 10 figli, 11 figli, non mi ricordo. Ovviamente, invece il caso opposto, quando una donna ha scritto, ha detto di aver avuto 7 aborti volontari, quando lei ha scritto aver avuto 7, tutti quanti l'hanno applaudita come se fosse chiaramente la Vergine Maria scesa in terra, tutti quanti l'hanno lodata perché ha avuto il coraggio di fare questa scelta, quindi è stata una pro-choice. Però se la stessa donna invece i 7 figli li fa nascere, chiaramente fa figli come conigli, te la devi cucire, queste cose qua le hanno scritto, quindi molto, cose molto evidentemente orrende, perché poi te la devi cucire, non lo vanno a scrivere a quella lì che abortisce 7 volte, quindi a questo punto è meglio insomma che se la cuce lei, insomma, che quell'altra, però la vanno a scrivere, ovviamente sono autorizzate, sono applaudite se lo scrivono a questa qui che ha avuto tutti questi figli. E che quindi sa, mi pare che fosse italiana, questa qui ha aiutato un po' la natalità, che è un bel problema in Italia. Però ovviamente si va a applaudire la tizia che è andata 7 volte ad abortire spontaneamente, ripeto, spontaneamente. Quindi qual è il morale della favola? Tutta questa pro-choice in realtà non esiste, perché oggi tu puoi avere diciamo le choice consentite. Sono solo quelle lì del mainstream, ovviamente, sono solo quelle lì della cultura dominante, mortifera, nichilista, perché se tu fai una choice pro-life, quindi se tu decidi diciamo di essere madre, di mettere al mondo questi figli, di non abortirli magari 7 volte, 8 volte, 10 volte, chiaramente, se sei da rinchiudere in manicomio, se sei una pazza criminale, o sei un ignorante, sei. Io ho delle amiche che hanno anche 4, 5, 7 figli, alcune hanno anche 7 figli, tra biologici, adottati, cose varie, e molte di queste, chi studia per la seconda laurea, chi sta prendendo il dottorato, chi sta studiando per fare l'ostetrica, chi. Insomma, vi assicuro che non sono delle analfabete. E comunque in ogni caso, se anche io voglio prendere la quinta elementare e mi voglio fare 10 figli e li voglio crescere come Dio comanda, ecco, senza buttarli in un daycare, come si chiama, lì, nel nido a 3 mesi, io credo di non dovere delle spiegazioni a nessuno. Anzi, io credo di fare un servizio per l'umanità. Perché sto evidentemente crescendo dei futuri cittadini in maniera decente, in maniera corretta secondo me, perché i bambini crescono con le mamme, generalmente non crescono nell'erba, diciamo così. Quindi io credo che queste persone non debbano spiegazioni a nessuno. Spiegazioni semmai a qualcuno le dovranno fare, a qualcuno che magari non sta in terra, le dovranno fare quelli lì che come se andassero a bere un caffè vanno a fare aborti a destra e a manca, aborti sono omicidi, vorrei ricordare a queste qui, e non certamente le spiegazioni sicuramente non debbano darle queste persone che mettono al mondo dei figli e poi li crescono anche senza chiedere niente a nessuno, tra parentesi.
Quindi adesso, quindi prendendo spunto da questa frase che gira, perché adesso tutte quante si sentono, tutte queste qui che hanno pubblicato questa frase si sentono tutte, come dire, tutte, intellettuali, tutte loro che, queste io le conosco bene invece, io le conosco molto bene quelle che hanno messo questa frase, sono quelli lì che si sono fatte mettere incinta dal primo, fallito che è passato sotto la finestra perché stavano da sole disperate. Io le conosco bene queste qui, però adesso loro fanno le intellettuali, tutte le intellettuali perché le loro figlie faranno tutte quante, saranno tutti amministratori delegati, nella loro testa, come mariti che fanno gli scaricatori di porta al supermercato, perché io pure li conosco questi qui, quindi tutte queste intellettualoidi che sono uscite adesso, vi garantisco che sono persone tutto fuorché intellettuali, che insomma farebbero bene a parlare di altro secondo me, e che secondo me stanno rovinando le figlie. Allora, se tua figlia domani ti dice mamma io voglio fare l'astronauta, fai quello che vuoi, però inculcare questo concetto, cioè non è che adesso tutte queste bambine saranno tutte astronaute, tutte professoresse universitarie, la maggior parte delle persone è normale, fa vite normali, e quindi tua figlia potrebbe anche avere il desiderio, scusami se permetti, potrebbe anche avere il desiderio di, non lo so, di sposarsi a 20 anni e fare 6 figli, voglio dire, allora non per questo tu a quel punto devi, non per questo tu sei autorizzata a dire che è una fallita oppure che, non lo so, insomma, buon per lei a questo punto. Poi ognuno ha la sua indole, ognuno secondo me sta sulla terra a fare un qualcosa, quindi non siamo tutti uguali chiaramente. Ognuno viene qui a fare un qualcosa di diverso dagli altri, evidentemente. Quindi, che volevo dire? Quindi praticamente tutte queste. Allora, quindi, cioè, cerchiamo di vedere anche i lati positivi delle cose. Quando un domani esempio, questa madre qui che ha fatto 10 figli, quando avrà 80 anni, 90 anni, un domani, alla fine della sua vita, si troverà sicuramente, attorno al suo letto si troverà, i figli, i nipoti, i generi, i pronipoti, tutte queste belle persone qui. Quindi difficilmente magari sarà da sola, invece quell'altra lì che adesso si sta vantando di tutti questi aborti che fa, per esempio, un domani magari senza arrivare per forza ai 90 anni, perché qua chiaramente siamo sotto il cielo tutti quanti invecchiamo, tutti quanti ci ammaliamo, non è che siamo sempre tutti giovani in salute e autonomi, quindi un domani questa qui verrà il momento, secondo me, in cui lei penserà a tutti questi bambini che ha ucciso, perché sono bambini che ha ucciso, sono bambini, diciamo, potenziali che ha ucciso, e secondo me rimpiangerà tutta questa cosa che ha fatto, si pentirà di tutta questa cosa che ha fatto, della sua condotta, e desidererà avere qualcuno al suo fianco. Io sono sicura di questa cosa, perché poi queste cose qui a un certo punto le paghi, secondo me, in qualche modo le paghi. Le paghi o con la solitudine, le paghi con il rimorso, le paghi con le paghi in qualche modo. Quindi non è che sei contento di questa cosa qui che hai fatto. Quindi invece di sputare sempre sentenze, invece di dire che se la figlia desidera formare un nucleo familiare, non è una stupida perdente, una sfigata ignorante, ma è evidentemente qualcuno che vuole investire anche nella sua vita privata, il che non è male. Sempre meglio rispetto a trovarsi una figlia di 30 anni che mangia le vaschette di gelato da sola sul divano la sera con i gatti, perché prende gli antidepressivi perché è sola. Vabbè, questo era un piccolo appunto che io volevo fare, alcune persone che non posso ovviamente nominare, tanto loro lo sanno. Quindi è inutile che state a fare queste cavolate di pro-choice, perché qua di pro-choice non c'è niente, qua
diciamo, ormai la libertà non c'è assolutamente, è una balla questa storia della libertà che vi siete inventate, perché ormai praticamente o fai come dice questo grande capo politicamente corretto, bla bla bla, quindi o fai così, quindi fai aborti, stai da sola, non hai relazioni durature con nessuno, non hai rapporti umani, quindi o fai, cioè voi state insegnando l'individualismo in realtà a queste, alle vostre eventuali insomma figlie, poverine, state insegnando l'individualismo, che non è indipendenza, non è emancipazione, ma è tutt'altra cosa, è un qualcosa di cui ci si pente. Già secondo me verso i 40-45 anni ci si pente di queste scelte qui. Quindi, senza che fate arrivare le vostre figlie a 30 anni con gli antidepressivi nell'armadietto, cominciate a dire le cose per bene. Cominciate a dire che desiderare, che avere delle diciamo, esigenze di natura affettiva, di natura familiare, di voler costruire qualcosa con qualcuno, avere il sogno. Ecco, se oggi una ragazza dice io ho il sogno di trovare un bel marito, di sposarmi, di avere una bella famiglia, boh! La lettera scarlatta praticamente, cioè mamma mia, questa è un'indemoniata, non si può dire più questa cosa, non si può dire più, perché si è etichettato come delle sfigate, e questo praticamente costa alle persone, perché poi queste qui, per non deludere, sempre la sta, per non deludere poi la mamma, la società, l'amico, la quell'altro, ovviamente comincia a fare delle scelte che sono contrarie alla propria natura e alle proprie esigenze, le quali scelte poi portano all'infelicità, ok? Perché se è una cosa tua spontanea, che difficilmente secondo me è difficile trovare una persona che spontaneamente non voglia essere voluta bene da nessuno, e io non ci credo molto, comunque una cosa che è spontanea, una cosa una cosa secondo me è come dire, incoraggiare questa cosa qui, cioè incoraggiare le persone a insabbiare le proprie esigenze affettive, i propri bisogni sì, anche di avere una famiglia, di farsi una famiglia, ma perché no? Comunque siamo esseri umani, non è che siamo dei robot che insomma dobbiamo andare a lavorare e fare la spesa il sabato ed è finita la nostra vita, cioè non è così assolutamente, non, le persone che fanno questo a un certo punto o si impiccano o in qualche modo impazziscono o comunque cominciano a prendere antidepressivi, perché comunque da questa cosa non è naturale ovviamente, questo è un istinto umano che abbiamo, quindi non raccontiamoci balle, non cadiamo in questa mentalità dominante, perché c'è questa mentalità dominante? Beh, ci sono interessi sempre dietro. Quando noi siamo tutti soli, quando siamo deboli, quando siamo tutti distaccati l'uno dall'altro, quello che stanno cercando di fare adesso, soprattutto, quanto più ci distaccano, quanto più ci rendono soli, quanto più siamo deboli, ovviamente, siamo manipolabili, siamo deboli, consumiamo, perché compriamo compulsivamente quando siamo soli? Perché siamo insoddisfatti, quindi per trovare soddisfazione in qualcosa, compriamo, 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 compriamo. E quindi questa è una cosa che fa comodo, ovviamente, a chi sappiamo noi, insomma, fa comodo alle multinazionali, fa comodo alla società, fa comodo che io invece che una famiglia di sei persone sta insieme, una famiglia di sei persone che sta insieme ha una sola casa, un solo contratto telefonico, un solo, non so, magari una sola automobile. Quanto più queste persone si disgregano, quindi se i genitori cominciano a separarsi, due case, due macchine, due questo, due quell'altro, poi il figlio se ne va di qua, il figlio quell'altro se ne va di là, chiaramente più si disgregano le persone, più aumentano i loro consumi ovviamente, quindi c'è anche questo alla base, sono persone più manipolabili, perché quando tu sei in un gruppo familiare stretto, diciamo solido, ti senti al sicuro, ti senti più sei circondato da chi ti vuole bene, quindi sei al sicuro, sei molto più forte, insomma. Quindi chiaramente dietro tutte queste cose qui c'è sempre la solita cosa
Però queste che non lo capiscono, che sono idiote, perché queste sono idiote, vogliono fare tutte le intellettuali radical chic, ma in realtà sono delle persone che, ripeto, io le conosco bene, che non diciamo che, vabbè, veramente devono, meglio che stanno confinate nelle salumerie, nei supermercati, perché è meglio che fanno quello, secondo me. Però purtroppo stanno a rovina con questa loro sedicente finta come si dice? Finto intellettualismo. Stanno rovinando, stanno contribuendo a rovinare anche le future generazioni, che saranno pure peggio di quelle che abbiamo adesso. Quindi se a 30 anni adesso prendono gli antidepressivi, la futura generazione se li prenderà a 20, a 15. Vedremo queste ragazzine che già a 12 anni saranno ubriache, cosa che già si comincia a vedere adesso, mi sembra, soprattutto qui nel nord Europa non ne parliamo proprio. Queste fanno a gara a chi beve di più, a chi si ubriaca meglio, e quindi sarà, il disastro continuerà. Vabbè, vai.